Provi dolore, custode, ma non sei corrotto. Non ancora. Corrotto? Allora non era un sogno. I creatori hanno bisogno di me. I creatori dicono che sai dov'è la fonderia e che lì dentro c'è un guardiano. La fonderia, sì. È qui che sono stato forgiato. Ma era andata persa. E ora ti servirà il mio aiuto. La corruzione dilaga nel tuo regno e tu dormi. La pietra è pesante. Riposare è più facile. Nei miei sogni posso ancora muovermi. Nei miei sogni sono fatto di carne. Questo posto cos'era? Io non posso dirtelo. Ce l'ho sulla punta della lingua, ma sembra che la mia lingua sia altrove. Mi aiuterai, antico? Sì. Andiamo. Aspetta, piccolo. Mentre dormivo, ho sentito il guardiano entrare nei miei sogni. È il più forte di noi tutti, ma il suo cuore è famelico. Il guardiano è creato per distruggere. Ha molto in comune con la corruzione. Devi parlare con Haidard e riconciliarti con lui prima di passare oltre. Potremmo non tornare più indietro. Ho riavviato la forgia e dato vita alla pietra. Ma sono più vicino all'albero? Dimmelo ora, antico, o non ne avrai più la possibilità. Ho sentito dire che la fonderia è pericolosa. Tanto quanto l'albero, cavaliere, e l'intera foresta. Ecco perché devi risvegliare il guardiano. Ma ti sei chiesto perché cercare l'albero? All'albero della vita troverò la soluzione per mio fratello. L'albero della vita è un portale. Ti consente di raggiungere luoghi inimmaginabili. Che si tratti di un mondo di oceani e foreste, di ghiaccio o di eterna oscurità, l'albero c'è. Può apparire diverso, eppure è lo stesso albero e le sue radici collegano i regni. L'albero della vita non è la fine del tuo viaggio, ma l'inizio.
Così il momento è arrivato. Parlami della fonderia. È un luogo sacro dove l'anima si fonde alla pietra. Da qui non sembra poi così sacro. Le tenebre hanno risparmiato ben poco nel nostro regno. Ma la fonderia è un luogo magico, forte. E con il tuo aiuto lo riscatteremo. Cosa è successo agli altri custodi? Nei miei sogni ho avvertito molti dei miei fratelli, ma solo uno chiama ancora. Oran, uno dei custodi più antichi. Il suo canto mi perseguita ancora, anche se la sua pietra è perduta. Senso. Sentito il custode? Da soli è pericoloso. Ti aiuto io.